Ciao amici di Menwow, benvenuti. Oggi iniziamo con un'altra puntata sulla rubrica integratori. Wow! Ma prima di passare a questa rubrica, vediamo e seguiamo l'unboxing di questo nuovo pacco arrivato in Amazon. Un bel paccone grande, un bello scatolone gigante. Vediamo subito e procediamo. Chissà cosa sarà. Sicuramente non è Christmas time, ma è sempre Natale quando arrivano dei pacchi da Amazon. Vediamo un po'. Oh wow! Pacco! Doppio pacco! Allora, è tipo una matrioska questa volta, questo unboxing. Abbiamo un nuovo pacco, avete intuito sicuramente di cosa si tratta. Tutto bello sigillato, ancora il nostro coltellino. E procediamo. E vediamo subito di cosa si tratta. Ecco qui. Beh, devo dire che è confezionato in modo top. Complimenti per il packaging alla Sheetech. Guardate un po' che bel cartone ci manda la Sheetech. Wow! Ecco il nostro integratore wow di oggi. Proteine del siero del latte 100% isolate della Sheetech Nutrition. Bene, quello che si presta ad essere affrontato oggi è un argomento piuttosto controverso e opinabile. Questo perché? Innanzitutto, sono sempre stato un grande consumatore di proteine in polvere, veramente da quando ho iniziato l'avventura nella palestra, quindi da quando avevo più o meno 18 anni, ho iniziato ad assumere proteine in polvere perché in effetti diventava davvero complicato sopperire alle esigenze proteiche con la semplice alimentazione. Oltre che complicato, costoso, ma anche scomodo, perché è ovvio che ovviamente cucinare 5x5-6 pasti al giorno solo raw food, quindi solo cibo reperibile, quale pollo, pesce, carne, uova, formaggi, latticini e via dicendo, e diventava davvero complicato e molto molto dispendioso. Anche se poi, ovviamente, lo devo ammettere, ho commesso una serie di abusi sull'utilizzo di quelle che sono le proteine in polvere. E cioè perché? Perché ovviamente diventava troppo facile e comodo magari tornare a casa, non aver voglia di cucinare e quindi nutrirsi. Non dico quasi esclusivamente, però spesso e volentieri in modo prevalente di proteine in polvere. Dopodiché ci fu un astro, l'astro nascente del bodybuilding, Rich Piana, il nostro compianto Rich Piana, aveva sostenuto, fu uno dei primi a sostenere in modo perentorio, drastico e coraggioso direi, che l'utilizzo di proteine in polvere era meglio da evitare, in quanto innanzitutto le proteine in polvere come valore si equivalevano tra le varie aziende, quindi sì, certo, è meglio preferire aziende più famose, ma non è detto che un'azienda più famosa e una proteina più costosa fosse sinonimo di qualità e di garanzia al 100% della sua purezza. E in più diceva che invece bisognava alimentarsi esclusivamente con, testualmente diceva, con il raw motherfucker foods, quindi il cibo davvero, quel cibo naturale, il cibo reperibile normalmente, naturale, e non affidarsi all'uso di queste proteine in polvere. Quindi io ho aderito, stupito e curioso di tutto ciò, ho aderito a questa sua filosofia e ho per un bel periodo di tempo eliminato completamente l'utilizzo di questo tipo di prodotti, di questo tipo di integratori alimentari. E ho abbassato anche notevolmente il mio apporto di proteine giornaliero, notando di non avere grosse difficoltà nel mantenere la massa magra e nell'ottenere dei risultati.
Ultimamente devo notare che, volendo riprendere, come vi ho spiegato negli altri episodi, volendo riprendere quella che è l'allenamento al massimo delle mie capacità, ho notato che purtroppo ho davvero bisogno di almeno un pasto da aggiungere a quello che è il mio protocollo alimentare di proteine in polvere, perché in effetti diventa davvero complicato assumere e cucinarsi soprattutto solo raw food, quindi solo cibo naturale. Certo, se ci riuscite, cari amici, ben venga. Ovviamente dovete soddisfare il vostro fabbisogno proteico, che di solito è considerato tra i 2 e 3 grammi di proteina per chilo corporeo, anche se poi ci sono altre scuole di pensiero che dicono che ne basta 1,5 grammi, basta 1,2 grammi, ma questo magari sarà oggetto di una prossima puntata riguardo queste varie scuole di pensiero, queste varie teorie circa il quantitativo di proteine da assumere. Certo è che magari, e questa è quella che è la mia conclusione attuale, in questa fase che mi aspetta di altre 8-12 settimane, forse più 12 settimane, voglio aumentare il mio apporto proteico e quindi non potrò che beneficiare di quella che è la comodità delle proteine in polvere. E poi per chiudere questo discorso, l'altro elemento che portava Rich Piana alla soddisfazione della sua tesi era quello di dire che nessun campione, nessun bodybuilder professionista utilizzava durante la sua preparazione ad una gara le proteine in polvere. Almeno questo è quello che diceva lui. Ma si prodigava per prepararsi, cucinarsi soprattutto bianchi d'uovo da assumere esclusivamente, in particolare la mattina e dopo l'allenamento, e quindi mangiare dai 6 agli 8 pasti al giorno di sole proteine naturali, senza rifarsi a quelle che sono le proteine, in questo caso in polvere. Comunque, io tra quelle che ho scelto oggi vi voglio parlare di queste, che sono le proteine 100% del siero del latte isolate, che hanno la caratteristica di avere una purezza maggiore rispetto alle normali proteine concentrate. Hanno anche un'altra caratteristica non indifferente di avere valori quasi insignificanti di lattosio e di minerali quali calcio e sodio, e hanno un bassissimo contenuto di carboidrati. Quindi questo tipo di proteine, che vengono definite veloci perché subito assorbibili dal flusso ematico dal nostro organismo, le utilizzerò esclusivamente per integrarmi e per aumentare il mio fabbisogno proteico esclusivamente subito dopo l'allenamento. E poi provvederò a un pasto successivo nell'arco di un'ora. Quindi, in un mondo ideale, dopo aver eseguito una vostra bella sessione intensa di allenamento, assumete una dose o due di queste proteine in polvere a seconda dell'intensità del vostro stesso allenamento. Dopodiché, ritornate a casa, vi fate la doccia, vi cambiate, vi spogliate, attendete un'ora e poi procedete. Attendete minimo un'ora, però potete anche mangiare dopo 2 ore. Io mangio di solito dopo un'ora e mezza, dopo aver assunto una dose di queste proteine, e fate il vostro pasto a base proteica e base di carboidrati, di grassi, preferibilmente monoinsaturi o polinsaturi, normalmente con le verdure e tutto quanto, normalmente dopo aver assunto queste. Cosa possiamo dire? Optato, quindi, come dicevo, per questo tipo di proteine in polvere perché rappresentano un grado di purezza più elevato rispetto a tutte le altre e hanno ovviamente un costo più elevato, però almeno sono più facilmente digeribili in quanto quasi prive di lattosio. Possiamo sottolineare che vi sono altri tipi di proteine ancora più veloci di queste, come le proteine idrolizzate. Le proteine idrolizzate del siero del latte sono proteine che vengono precedentemente digerite attraverso dei processi chimici per essere ancora più biodisponibili e più veloci nella simulazione per quanto ci riguarda. Poi notavo le proteine, una novità è quella delle proteine native, le whey native, che si caratterizzano invece per una maggiore presenza, una maggiore quindi concentrazione dell'aminoacido leucina, che come sappiamo è l'aminoacido più anabolico che ci sia.
ovviamente con costi però maggiori. Secondo me, in medio stat virtus, non sbagliate, proteine isolate del silo del latte, la Shitec è un'ottima marca, è venduta anche, ci sono anche delle ottime offerte che potete, a cui potete acquistarla. Non ve ne pentirete, vi troverete benissimo per quanto concerne il sapore, la solubilità e la qualità del prodotto. In ogni caso, affronteremo poi meglio l'argomento delle proteine, parleremo anche delle caseine, delle proteine dell'albume d'uovo e insomma tutta quella che è quello che è il mondo vastissimo che ruota intorno all'utilizzo e al consumo quindi di proteine in polvere. Bene amici, mi auguro che questo mio video vi sia piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, successivamente recensirò anche queste proteine della Shitec, vedremo se mi hanno aiutato a raggiungere quelli che sono i miei obiettivi. E ricordatevi, allenatevi sempre, non c'è niente di meglio che fare tanto tanto sport. Memento audere sempre, ricordate di osare sempre. Ci sentiamo presto, un abbraccio e ciao amici!